You come here, ass. Sono uscito di recente con una ragazza nera da Tinder e mi direte voi, si dice di colore. Vi dico direttamente il colore. Era nera, no? Era tipo terra di Siena bruciata, era un colore specifico della palette. E siamo usciti qua a Milano a Porta Venezia, che voi saprete essere il quartiere più progressista di Milano, forse del mondo. Siamo usciti al parco più progressista, il quartiere più progressista, che paradossalmente si chiama Giardini Indro Montanelli. Io stavo là con sta ragazza nera, pure più bassa di me, faccio, gli errori del passato, andiamo. Ci sediamo su una panchina, in realtà belle chiacchiere, ottimo appuntamento, si ride e si scherza. Ma certo, però, lei si zittisce per tipo 10 secondi, si alza e mi guarda negli occhi in silenzio per 10 secondi e mi fa, viva il Duce! Faccio, tu? Oh, autogol, cazzo fai, no? Oh. Poi ci penso un attimo e faccio, ah, chiaramente per mettermi alla prova. Ora, vedo confusi, codifico quello che ha visto lei quella sera. Bianco, biondo, occhi azzurri, reccio, basso, ma comunque mezzo ariano, no? Quindi per lei le possibilità statistiche che io rispondessi, ehi, sì, erano molto alte. Se lo faccio veloce. E praticamente io ho deciso di tranquillizzarla, faccio... No, sorella, niente Duce, assolutamente no. Oh. Se n'è andata. Se n'è andata. Appena se n'è andata ho mandato un messaggio al mio amico fascista e ho fatto non ti piacerà come comincia la storia, ma il finale un sacco. Ed è effettivamente così che è andata. Però sta battuta ha mandato un po' di traverso di recente perché ho letto un articolo di Vice. Voi saprete essere il miglior giornale online della storia, no? Cioè Repubblica, no? Corriere della Sera, New York Times, no? Ansa, Vice, no? Sta qua. Lercio, Vice, siamo d'accordo, no? Oh. E ho letto sto articolo di Vice che titolava Non bisogna sessualizzare le etnie, due punto a capo, scritto grosso. È razzista! No? Scritto grosso. E quindi tipo, io leggo sto articolo e ci penso, no? Ci pondero. E stiamo fra amici stasera, no? Vorrei dire, Vice, non decido io cosa mi fa alzare il cazzo. Vorrei poterlo decidere perché mi piacciono le ragazze basse e magre, direte voi a molti. Io sono basso e magro, il mio basso e magro, guardami, è una nana rachitica malnutrita. Guardami, io praticamente mi faccio le seghe sulla pubblicità di Emergency. Che c'è? No, aspetta un attimo, basta applauso. Non vi piace come va a finire? C'è la pubblicità di Emergency, ci sto io che sto là e faccio... Devo resistere, c'è la voce che fa... Queste persone hanno bisogno di te, agisci. Io sto a casa, sto per agire! Un euro. E praticamente... Un applauso alla fame in Africa. Però davvero, a parte le cazzate, secondo voi è il razzismo il problema nel sesso? E pensavo banalmente che il problema nel sesso fosse scopare bene. C'è un silenzio un po' teso, siamo d'accordo? Sì, nel senso. Cioè, metti caso, mo stiamo qua, che non ci sono tubi ma mi serve per l'esempio. Si rompe un tubo in questo posto senza tubi. Mannaggia, bisogna chiamare un idraulico. Arrivo all'idraulico, lo vedi che è competente da lontano. Fa freddo, ma c'ha la canottiera. Dice, C'ha la cintura, 3 divorzi alle spalle, sai che il ferro lo mena come se fosse la seconda ex moglie. Fai, ok, bravo, bravo, no? E comincia a aggiustare il tubo con quel movimento porno idraulico che tutti conosciamo. Però lo fa bene, no? Ma mettete caso che a fine di questa manovra lui finisce un ottimo lavoro, ma si gira verso di noi e fa, parola mia, questi tubi che esplodono è tutta colpa degli ebrei. Come ti comporti? Che fai? Io penso alla maggior parte di noi stasera, se succede una cosa del genere, ma fa bene il suo lavoro, uno pensa, ma che persona bislacca. Però ha fatto quello che doveva, no? Credo inoltre che tutto quello che si fa a letto sia inaccettabile a livello di vita civile ed è per questo che si fa a porte chiuse. Ora qualcuno potrebbe dirmi a me piace il parco e siete strani e lo sapete. Però mi serve per provare questa cosa una coppia.
per alzata di mano, veloci se non mi tagliano il video. C'è una coppia qua? Siete un pubblico furbo, non me lo fate fare senza coppia, devo fare tutta l'immagine, facciamo che siate coraggiosi. Voi ve ne pentirete. Allora, come vi chiamate? Applauso, al coraggio. Guida lei, tu torni a casa a piedi stasera, te lo dico, però vai. Infatti, allora, Andrea è? Elisa. Elisa, devo chiedere a te, Andrea, sai mai detto a Elisa durante lo sporco atto del sesso? Hai mai detto, Elisa, sei la mia troia? No? Allora, quando dicono no è perché è lei che lo dice a lui, confermi, Elisa? Elisa non ci ha pensato. Elisa, te, infatti guida lei. Però capito, se tu dovessi dirglielo, i scenari sarebbero due, quelli che ti si pongono davanti. Il primo, glielo dici, le piace, finisce là. Il secondo, glielo dici, no, gli piace, finisce comunque là. Magari per 3 giorni ti guarda storto, magari non ti porta in macchina, però tipo finisce là, no? Ma immaginatelo in qualunque altro contesto. Tipo la prima cena con i suoi genitori. Tu arrivi con la camicia dell'occasione di stasera, vai là. Buonasera, sono il ragazzo di vostra figlia. Sono gli antipasti quelli. Buone queste bruschette, vostra figlia, la mia troia. Capisci che non parte bene la cena.